dello Spirito Santo. La messa è la seconda del foglietto. L'eterno riposo della loro Signore. Sempre essa luce perpetua in posti in pace. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Convocati in questo luogo di mestizia e sussistenza, ma soprattutto anche di fede, di speranza e di amore. Amore verso fede, perché senza fede difficilmente potremmo capire il mondo, capire anche questo momento di distacco da parte dei nostri cari, e fede perché dobbiamo essere veramente fiduciosi nella parola di Gesù. Iniziando questi santi misteri, chiediamo sinceramente perdono di tutte le nostre colpe. Confesso a Dio onnipotente, amore per il mio mondo e capace, ci ha salvati con la morte e risurrezione del tuo figlio, sii misericordioso con i nostri fratelli. Quando erano in mezzo a noi, essi hanno professato la fede nella risurrezione. Tu dona loro la beatitudine senza fine, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. In quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui è la tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Chi spera in te, Signore, non essere deluso. Allarga il mio cuore angosciato, libera di degli affanni. Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati. Chi spera in te, Signore, non essere deluso. Proteggimi, portami in salvo. Che io non resti deluso, perché in te mi sono rifugiato. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Il Signore non resta deluso. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non partecipare anche alla sua gloria. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano per voi. Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Del Signore. Gloria a te, la liturgia della parola di Gesù che abbiamo ascoltato ci porta a quella dimensione di vita cristiana che è l'amore a Dio e l'amore al prossimo. Solo in questo comandamento c'è tutta la legge e i profeti, c'è la vera salvezza.
amare Dio sopra ogni cosa e amare il prossimo come noi stessi. Abbiamo ascoltato prima i giusti e poi